Allora, questa domanda, diciamo che resta questa doppia ipotesi, la giro a Federico Cafiero De Raho. Intanto, lei che idea si è fatto su questo punto? Beh, diciamo che ci sono stati anni di ricerche di Matteo Messina Denaro e di volta in volta sono stati individuati componenti di reti che lo sostenevano, però di volta in volta, quando si riuscivano a individuare questi soggetti, poi lui, che sembrava vicino alla rete, all'improvviso scompariva. Quindi il fatto che esistano delle reti e ci siano state sempre di protezione è un fatto notorio, era la sua tecnica. E diversamente, vederlo in un centro che ha poco più di 5.000 abitanti, vederlo cioè muoversi come un cittadino che non ha nessun problema, è molto strano, soprattutto perché la presenza di un soggetto di una certa età in un luogo come quello che abbiamo visto nei giorni scorsi è evidente che dà un forte sospetto. Allora, quali sono le ipotesi? Primo, che si trovi in un ambiente protetto totalmente, nel quale sapevano esattamente di chi si trattasse, ma per paura o per altri motivi non hanno assolutamente posto alcun problema, anzi sono stati essi stessi conniventi nella sua copertura. Altra ipotesi, che sia arrivato da non molto tempo e che abbia occupato quel luogo in modo discontinuo, ed allora potrebbe anche non aver determinato dei grandi sospetti. Purtuttavia le cure che faceva a Palermo fanno pensare diversamente, e quindi tutto questo certo crea una grande preoccupazione, perché se l'ambiente lo ha protetto è evidente che vi è un condizionamento che riguarda un ambito molto vasto. E d'altro canto devo dire che questa è una situazione che in genere per i latitanti si verifica. Il latitante cerca sempre di individuare un luogo dove potersi nascondere quando ha un ambiente che lo protegge. Quindi non è sufficiente trovare una casa, è necessario anche avere una rete attorno che lo sostiene e che lo copre. Ecco, questo sarà probabilmente uno dei temi investigativi più significativi, così come sarà particolarmente significativo comprendere qual è la rete che lo ha sostenuto dal punto di vista dei suoi interessi economici, e quindi i soliti professionisti, i soliti appartenenti a quella borghesia mafiosa che rendono forti le mafie. A Cafiero De Raho, se è così, e poi ritorno da Bonini. Beh, innanzitutto voglio dire che non si può certamente disconoscere che si tratti di un fatto straordinario. È un fatto straordinario l'arresto di Matteo Messina Denaro, e minimizzarlo sarebbe veramente fuori dal mondo, è veramente il raggiungimento di una meta ambita da 30 anni, sono 30 anni che lo si cerca, quindi è soddisfazione da parte di tutti, non credo che sia soddisfazione una parte piuttosto l'altra, peraltro il risultato è stato raggiunto grazie all'impegno di un comandante come Pasquale Angelosanto, che conosco da 30 anni ed è una persona di una professionalità e di un impegno incredibile. Quindi già il fatto che esista un uomo come lui mi dà piena garanzia del percorso che è stato seguito. Maurizio De Lucia ha una professionalità anche egli straordinaria, quindi pensare a qualcosa di diverso, certo, poi le indagini faranno meglio comprendere come si è arrivato, perché lo si è arrestato lì, quali sono stati i passaggi, ma quel che è importante oggi è innanzitutto, credo, ringraziare coloro che si sono impegnati, il grande successo che hanno avuto, condividerlo e riconoscere che carabinieri, magistratura hanno bisogno di strumenti necessari per poter arrivare a questi successi, e che la mafia non è semplicemente una monade che si muove in un settore. La mafia è invece un grande polipo che si muove con i suoi tentacoli e li inserisce dappertutto, soprattutto nei settori economici che di volta in volta l'emergenza ha consentito di
concretizzare esigenze che hanno facilitato l'ingresso delle mafie nei vari settori economici, e di questo ci dobbiamo preoccupare oggi. Quindi dobbiamo bloccare le mafie che si inseriscono nei settori economici. Sentiamo anche Cafiero Dra, ovviamente. Dunque, visto diciamo che in questo caso anche come parlamentare. Sulle intercettazioni siamo venuti fuori anche come Movimento 5 Stelle, affermando che la maggioranza sostanzialmente su questo punto era contraddittoria. Perché diciamo questo? Perché il primo incontro che abbiamo avuto con il Ministro Nordio alla Camera, il Ministro Nordio ci ha detto: le intercettazioni non servono nemmeno nei reati di mafia, dovete fare le intercettazioni preventive, non quelle probatorie. Le intercettazioni non servono nei reati, e questo naturalmente ha determinato una prima reazione ferma, evidente che le intercettazioni servono. Oggi dicono le intercettazioni di mafia non si toccano. Sono contento che il viceministro oggi ci dice che anche sul quadro ulteriore le intercettazioni non verranno mai limitate, però fino a ieri ci è stato detto che le intercettazioni mafia e terrorismo si fanno, mentre corruzione, che è considerato un reato ordinario insieme ad altri reati, non deve essere oggetto di intercettazioni, evidentemente. Cioè le intercettazioni vanno limitate soltanto alla mafia e al terrorismo, e questo ci preoccupa molto, perché è evidente che la mafia non è, come dicevo poc'anzi, un'entità avulsa dal resto del mondo, quindi economia, politica. La mafia è forte proprio perché riesce a infiltrarsi nell'uno e nell'altro, e gli elementi che ci consentono di provare le proiezioni delle mafie nei vari settori, non solo economici ma anche nei rapporti con pubblici amministratori, con riferimenti eventualmente anche politici, li si hanno soltanto attraverso i servizi di intercettazione, soprattutto telematiche, e i servizi di intercettazione ambientale, che ci fanno comprendere quali sono i rapporti del soggetto rispetto ad altri, e soprattutto la frequentazione, come si proietta rispetto ai vari mondi. E è su quello che si costruisce un'organizzazione mafiosa, come si costruisce un'indagine, molto spesso partendo proprio dalle intercettazioni in materia di violazioni fiscali, tributarie. Le organizzazioni che si muovono per frodare il fisco, o quelle che si muovono per le false fatturazioni, sono a volte costituite proprio dalle mafie. Perché? Perché le mafie, attraverso il servizio illegale, riescono ad aggregare soggetti imprenditoriali sani, i quali possono trovare comodo in un certo momento prendere una falsa fatturazione, ma nel momento in cui la prendono da quell'organizzazione che è emanazione della mafia, finiscono per entrare in un circuito che verrà successivamente utilizzato per i cartelli, dei cartelli nei quali ci sono le regie mafiose alle spalle. Ma quello che sto facendo non sono esempi scolastici, sono esempi che derivano dalle indagini che sono state sviluppate. I cartelli cosa fanno? Determinano un'alterazione delle gare, finiscono per escludere l'imprenditore sano e consentono invece di costituire un gruppo di imprenditori, alcuni mafiosi, ma molti altri imprenditori sani, che hanno dato la loro disponibilità nel momento in cui hanno ricevuto quella falsa fatturazione, e perciò stesso diventano ricattabili e condizionabili, e quindi si formano cartelli di 50, 60, 70 imprese che entrano negli appalti, nelle gare d'appalto, e acquisiscono, e con la regia mafiosa riescono a distribuire l'appalto all'uno o all'altro imprenditore. Ma questo si riesce a comprendere solo attraverso delle intercettazioni, ma molto molto approfondite e molto molto estese. Pensare che si limitano le intercettazioni e limitarle soltanto al mafioso significa voler restringere il campo e non consentire che le mafie operano in tanti altri settori. Perciò noi diciamo, quando sappiamo che la maggioranza o il ministro Nordio vuole limitare le intercettazioni, pensiamo: ma così non si scopriranno più le turbative d'aste, i cartelli, la corruzione, tutto ciò che è oggi l'obiettivo delle mafie. Le mafie oggi non si muovono più con la violenza, con l'intimidazione, ma si muovono con la convenienza, e la convenienza è spesso la corruzione, che non è il denaro, spesso è creare delle strade che consentono al pubblico amministratore, o comunque colui che può fare qualcosa in favore dei soggetti mafiosi, che vengono poi sempre schermati da altri. Il mafioso non è riconoscibile con la propria coppola e il fucile. Oramai il mafioso è un laureato, è un professionista, è un soggetto che si muove per le mafie.
Quel che ci preoccupa, l'ultima affermazione, certo. Quel che ci preoccupa è che la maggioranza quasi fa una distinzione fra il mafioso che è mafioso e quindi lo contrasta e invece il corrotto che ugualmente è necessario per il mafioso per entrare negli appalti oppure colui che organizza le truffe, le frodi fiscali che non sarebbe mafioso, ma in realtà sono tutte organizzazioni che vengono utilizzate al mafioso e spesso sono emanazione del mafioso, ma si arriva al mafioso solo attraverso intercettazioni estese. Non esiste un reato ordinario ed un reato di mafia. Esistono reati ordinari che sono espressione della modalità operativa oggi delle mafie. Perché le mafie cioè, è difficile fare, oggi contrastarle? Fare è difficile contrastarle proprio per questo, perché se distingui il reato ordinario e il reato di mafia non colpirai mai la mafia, quella dai colletti bianchi, come si dice, che è la più pericolosa, la mafia imprenditoriale, la mafia che ha rapporti con le pubbliche amministrazioni, che ha rapporti con determinati esponenti politici, non li toccherai mai. Allora è questo che ci preoccupa. Quello che dice Merlo è correttissimo, ma quello che a noi interessa segnalare è che non è che avviene perché lui è stato bravo a scoprire una mia battuta con Caffè Oderau che può avere un colorito politico. Lui prende da delle intercettazioni della Procura della Repubblica che sono autorizzate per tutt'altro motivo, estrapola, pubblica e questo è inaccettabile perché prima o poi farà venire giù quel consenso unanime attorno alle intercettazioni che il popolo italiano ha perché ne comprende l'assoluta però importanza. Che voi sulla normativa attuale, in modo molto sintetico, se mi consente, proprio per dare chiarezza anche su questo. Lei pensi che la riforma che è intervenuta già 2 anni fa e più sulle intercettazioni prevede che le intercettazioni irrilevanti vengano cancellate e non vengano assolutamente contate. Scusi, addirittura i procuratori distrettuali, poiché sono i responsabili della custodia delle intercettazioni, non hanno più mandato le intercettazioni alla Procura Nazionale perché hanno temuto che da quell'invio potesse emergere una diffusione delle intercettazioni. Quindi l'attenzione che si fa sulle intercettazioni è e le circolari che sono è già aumentata. È enorme. Allora perché non andiamo a vedere chi viola queste norme? Allora io direi, anziché modificare e parlare di abuso e altro, andiamo a vedere chi è stato il magistrato, il poliziotto, chi si è intrufolato nei sistemi dei server. Cerchiamo di capirlo. Ispezioni, proprio perché il concetto è questo, ragione Merlo, cioè hanno addebitato a Nordio delle affermazioni eccessive rispetto a quello che ha detto, perché uno dei nodi fondamentali sull'intercettazione erano le ispezioni. Proprio perché pura normativa invariata bisogna fare le ispezioni oppure proprio perché si può anche aggiungere qualche cosa alla normativa attuale, perché è vero quello che ha detto lei, procuratore, il problema è che io continuo a leggere sui giornali come prima allora mi fate sentire Bonini che proprio aveva citato la norma. Proprio due secondi, il server, scusi un secondo solo, perché i server sono spesso utilizzati dalle società private, il ministero faccia una cosa seria, assuma dei propri server e impedisca alle società private di far passare le intercettazioni sui propri server, perché non si è mai capito da chi vengono fuori queste informazioni. A volte è venuto fuori che sono state anche delle società private che non soltanto i PM, non sono soltanto le procure o gli avvocati, private, quelle che vengono utilizzate per i servizi di intercettazione. Allora, stiamo parlando delle conseguenze politiche dell'arresto di Messina Denaro, abbiamo parlato delle intercettazioni, ce n'è un'altra che riguarda l'ergastolo ostativo e chiedo anche qui intanto a Derao su questo punto lei come la vede? Perché se la Corte Costituzionale ha fatto la sua ordinanza che richiedeva un intervento legislativo, stavano scadendo i termini e il governo giustamente è intervenuto con un decreto legge. Ora però qual è il problema? Che nel momento in cui ha esposto una normativa, quella che ha assorbito nel decreto legge, si è evidenziato da parte del Movimento 5 Stelle che c'erano dei problemi. Perché? Perché quella normativa escludeva alcuni elementi importantissimi
che facevano sì che accedere ai benefici penitenziari da mafioso era più conveniente che farlo da collaboratore di giustizia. Perché? Perché al collaboratore di giustizia è richiesto di riferire quali sono i suoi beni, le disponibilità e tutto il resto, e che se viola questo obbligo decade da tutti i benefici. In secondo, deve fare il collaboratore. Terzo, deve essere ravveduto, occorre per il collaboratore di giustizia il ravvedimento, che è qualcosa come pentimento civile, come giustizia riparativa, come vicinanza alla comunità, come percorso che gli ha consentito di cambiare completamente. Per il ravvedimento, proprio per la mancanza di questo elemento, Giovanni Brusca, e gli mancava soltanto un anno per concludere l'espiazione della pena, non ha avuto la detenzione domiciliare. Allora si è detto, dobbiamo anche per il mafioso inserire il ravvedimento, che è fondamentale, dobbiamo inserire l'obbligo di dichiarare i beni, dobbiamo peraltro dargli anche un altro obbligo, e questo lo diceva anche la Corte Costituzionale, dicendo il legislatore, per esempio, potrebbe prevedere che il mafioso che vuole accedere ai benefici penitenziari deve anche dichiarare perché non ha collaborato, cioè le ragioni della mancata collaborazione. Questo lo dice la Corte Costituzionale, e noi lo abbiamo chiesto nel momento in cui bisognava discutere la legge, di inserire anche le ragioni della mancata collaborazione. Perché? Perché quello rappresenta un mantenimento dell'omertà, e l'omertà è un pilastro dell'associazione mafiosa. Se tu, mafioso, vuoi accedere ai benefici, mi devi far capire, ma non vuoi parlare delle ragioni. Quindi voi volete mantenere la formula comunque dell'ergastolo ostativo, cioè l'ergastolo senza benefici? No, assolutamente. No. Noi vogliamo semplicemente integrare con elementi fermi, cioè dire, rigidi, se non c'è questa collaborazione, se non ci sono elementi, è certo che non puoi accedere ai benefici, che non è pensabile che il collaboratore deve rispondere a questi parametri e il mafioso no. Ma è assurdo, non ci saranno più collaboratori di giustizia. Non è pensabile che la giustizia continui ad essere utilizzata dalla destra e anche dalla sinistra come un'arma contundente. Questo vedremo che stagione si aprirà. Ti devo purtroppo devo chiudere perché siamo alla pubblicità. È passato un messaggio che c'è convergenza del Movimento 5 Stelle sull'ergastolo ostativo. Non c'è assolutamente, perché noi abbiamo dei parametri proprio per fare in modo che l'accesso ai benefici penitenziari per i mafiosi non sia più favorevole rispetto al collaboratore di giustizia. Quindi queste proposte erano finalizzate a disporre... C'era la convergenza nel non essere contro questo tipo, come diciamo il fronte invece dei garantisti dice non è, e anche mi sembra poi la Corte Costituzionale vada in quella direzione, l'ergastolo stativo in se stesso come strumento. Certo, ma io dicevo la convergenza sul principio dell'ergastolo stativo, avevo semplicemente fatto notare questo.